Il destino dei personaggi è nelle sue mani. Possono morire tutti. Quindi, attenzione. Ok, ha già cambiato. Bene, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi già vediamo questa, non mi ricordo adesso come si chiami. Comunque, questa ragazza, questo androide che ci parla di solito, oggi ha già cambiato. Già mi ha ricordato che devo stare attenta, devo fare delle decisioni giuste, perché se no ogni personaggio, tutti i personaggi possono morire. E quindi devo stare attenta, però ha cambiato espressione anche, è molto più seria. Di solito mi dice ciao, bentornato, da quanto tempo? Invece oggi no, è seria. Anzi, mi ha detto pure di fare attenzione e di scegliere bene, perché sennò muoiono tutti. Quindi, detto questo, continuiamo subito con Detroit e vediamo che cosa ci aspetta in quest'altro mini episodio. novembre 2038. Connor e Hank. Oh, mi sento come se qualcuno mi stesse traparando il cervello. Oh, sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Forza, andiamo. Cristo. Segui Hank. Eden Club. Gli androidi più sexy della città. Ecco perché hai insistito per venire qui. Oh cazzo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma son seri? Ma questo, ma davvero, è serio? Oh mio Dio. Connor, che cazzo stai facendo? Un attimo. Arrivo, tenente. Arriviamo, ma questi... Oh mio Dio. Che Gavin è qui. Oh, grande. Un cadavere è uno stronzo, meglio di così. Dove? Il tenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Piacere. Ah, sì? Beh, sprecate solo tempo. Sono un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata, se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Notte, tenente. Che stronzo quello! Indaga sulla scena del crimine, esamina vittima, esamina l'androide. Ok, probabilmente avevano bevuto tanto. Poi scegli la tua fantasia. Oh mio Dio. Che roba, ma sono seri quando fanno ste cose? Ma davvero? Ok, analizza. Oh, Connor è davvero disgustoso. Potrei vomitare di nuovo. Sangue blu. Diagnosi. Danni critici, biocomponente, danni critici. Michael Graham. Carta di credito, contanti. Deceduto, Graham Michael.
Contusione grave, segni di strangolamento. Causa del decesso asfissia. Ok, quindi è stato strangolato. Arresto cardiaco. Non è l'arresto cardiaco. L'attacco cardiaco non è la causa della morte. Nessun segno di attacco cardiaco. Ok, è stato strangolato magari dall'androide. La vittima è stata strangolata. Ok. Foto della moglie e delle due figlie. Non ha avuto un attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già, ho visto l'ecchimosi sul collo. Anche se non dimostra niente. Connetti, vediamo un po' se è stata lei. Riattivazione richiesta. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? È messa molto male. Se riesco sarà solo per un minuto, o forse meno. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Ok, vediamo un po'. Spiega. Hai subito dei danni e ti ho riattivato. Sta andando tutto bene. Ma è morto? Assassino. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora. E ancora. L'ho implorato di fermarsi, ma niente. E allora chi è stato a ucciderlo? Infatti. Non lo so, ero spenta. Non ho visto niente. Metti pressione. Che altro ricordi? Presto, non c'è molto tempo. Io non lo so. Non lo so, non me lo Eri ricordo. Sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. Modello? Di che modello era l'altro androide? Assomigliava a te? No, no, no. Ok, però sappiamo che erano in due. Androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Cerca l'androide testimone. No, cioè, è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Leva un po' quel sederino. Bravo, levati. Poi se ne vanno. Mai avuto no, questa no. Prima? Certo che no. Beh, questa neanche. Ma no, perché mi devono mettere le chiappe? Le chiappe in faccia, addosso al coso. Ok, io non credo che sia un uomo, quindi... Voglio dire... Forse è questa? È questo che piace dell'Eden Club, la discrezione. Vengono qui senza lasciare tracce. Sì, vabbè, ma vi togliete un momento. Gli affari vanno alla grande, eh? Allora, vediamo, questa abbiamo detto... Ah, connetti! Vediamo un po' se è lei... Trova il secondo esempio umano per accedere all'androide. Sì. Ok, Hank. Conosco le persone e più amo il... Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Può darsi. Chiedi a Hank. Può affittare questa Tracy? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. La prego, tenente. Deve fidarsi. Ciao, per 30 minuti sono 29,90.
farà bene alle mie finanze. Questo confermato. L'Eden Club ti augura una buona giornata. Sì, prego. Piacere di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Ok. Una Tresi dai capelli blu si è diretta verso l'ingresso. Ok. Ha visto qualcosa? Di che parli allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tresi dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni 2 ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Ok, questa. Proviamo questo. Prega che va. Eccola. È tornato dentro il club. Ha visto quella Tracy. So dove è andata. Beh, allora inseguila. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? So da che parte è andata. Devo solo trovare un altro androide sulla sua strada. Aspetta, facciamo un po' con questa. Eccola. Entrata nella stanza rossa. Perfetto, via. Connetti. No, no. Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. Lui forse sì. Proviamo un po' con questo. Eccola. È entrata nella stanza blu. Oh, meno male. Dai, dai. Sbrighiamoci. Questo. Dai, Hank, devi pagarli tutti.
visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. No, mi sa che non c'è. Non l'ha vista. Ecco. Non l'ha vista. Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Mannaggia, ma possibile che è così difficile? Niente. Tressi dai capelli blu non è stata qui. Può darsi questa l'avrà vista entrando da qua. No. Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. Forse questa, non mi ricordo, l'abbiamo vista? No. Mannaggia, ma com'è possibile? Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa non l'abbiamo controllata, vero? Oh, mio Dio. Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. Forse questo. Niente. La Tracy dai capelli blu non è stata qui. Allora, aspettate che era questa, mi pare. Oh! Si è nascosto in una stanza! Qui! Ha lasciato la stanza, non è possibile, dai! Deve sapere qualcosa lui. Eccola. È scappato alla porta di servizio. Staff Holly. So dove è andata. Mi segua. Vai, vai. Qua è andata. Aspetta. Me ne occupo io. Te?
Eccola! Eccola, eccola! Non ti muovere! Oh mio Dio! No, 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 no! Oddio! Questa è un'altra deviante! Calcia! Oddio, ma quanto è difficile sta cosa, oh! Sono proprio incavolatissime queste! Ehi, stanno scappando! Oddio! Oddio! Dai! Dai, dai, dai! Io la sparo! Mi dispiace, ma lo dovevo fare! Per forza! Per forza, ci stava attaccando. Non potevo risparmiarla. Perché? Perché l'hai uccisa? Non c'entrava niente, niente con tutto questo. Quando quello ha ucciso quella Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato di smetterla, ma niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto forte, finché non si è più mosso. Quindi dici per autodifesa anche in questo caso? Sì, l'ho ucciso. Ma l'ho fatto soltanto per difendermi. Volevo solo vivere. Volevo ritornare dal mio amore. E dimenticare gli umani. La puzza del loro sudore, le loro volgarità. Ma tu... tu l'hai portata via da me. Io la amo. La amavo. Oh, Dio. Oh. Oh mio Dio. Oh, oh. Cavolo. Allora, diciamo che mi è dispiaciuto sparargli, però non so che cosa sarebbe successo. Opinione pubblica, scetticismo, software instabile, Amanda neutrale e anche cordiale. Però il fatto è che se io non le avessi sparato, non so se poi avrebbe rischiato di morire Connor, oppure comunque si fosse fatto si sarebbe fatto del male, o non lo so, insomma, cosa sarebbe potuto succedere. Quindi io in quel momento ho pensato di spararle. Non pensavo, però ho visto che si erano tenute per mano, però ho pensato, oddio, niente, si stanno aiutando, ma
Non pensavo che ci fosse un amore tra di loro. E quindi diciamo che quando lei gli abbiamo sparato e lei ci ha raccontato sta cosa, va bene a quel punto che si è difesa solamente da quello lì e quindi l'ha ucciso per difendersi. Ma a quel punto, cioè arrivato a quel momento, mi è dispiaciuto pure avergli sparato a quell'androide. Solo che poi non so, non posso sapere cosa sarebbe successo se non le avessi sparato. E quindi niente, insomma, quel che è fatto ormai. Ripensandoci l'avrei risparmiata, ma non, poi non so. Cioè, rigiocandolo magari la risparmierei, però non so poi cosa succederebbe a Connor. Può darsi che poteva rimanerci, che non so, rimanere ucciso, oppure che si faceva male lui, o addirittura anche Hank. Quindi non lo so, insomma. Ispezione dell'Eden, l'Eden Club. Segui Hank sulla scena del crimine. Ascolti il briefing, esamini la vittima, l'androide, ripari l'androide, parli con l'androide, approccio aggressivo. Abbandoni la scena del crimine. Trovi un androide testimone, chiedi aiuto a Hank, insegui il deviante, entri nel magazzino. Indaghi sul deviante dai capelli blu. I devianti attaccano. Vinci lo scontro. Spari al deviante. Il deviante si uccide con la pistola di Connor e i devianti sono distrutti. È stato molto forte questo episodio. Sono rimasta un po' male, ecco, però alla fine non fa niente, va, è andata come è andata. Voi fatemi sapere che cosa avreste scelto, se l'aveste risparmiata oppure l'avreste sparato come ho fatto io. E cosa ne pensate, ovviamente, qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!